Ciao ragazzi, è giugno inoltrato e io non vi ho ancora fatto vedere i video che ho girato durante il concerto di Ermal Meta. Questo perché ovviamente non avevo ancora girato questa intro che sto girando in questo momento. Quindi eccomi finalmente a raccontarvi qualcosina di quel giorno, dopodiché vi lascio al concerto. Dunque, se vi ricordate il vlog che feci, non ricordo precisamente quando, ma incentrato su Logan, la festa della donna e non mi ricordo che cos'altro, vi menzionavo il fatto che quel giorno avevo scoperto che a giugno sarebbe ritornato all'Ariston di Sanremo Ermal Meta e quindi sarei andato sicuramente a vederlo. Infatti il concerto al quale facevo riferimento in quell'occasione c'è stato il 3 di giugno. Avevo in realtà avuto una mezza idea di vloggare l'intera giornata per poi portarvi la sera al concerto con me e avere poi il vlog di quel giorno. Però alla fine ho avuto davvero un sacco di cose da fare durante tutta la giornata e non ho avuto praticamente il tempo. Addirittura una certa ho avuto anche il dubbio che non sarei riuscita a realizzare l'illustrazione che volevo regalare ad Ermal quella sera in caso fosse uscito a incontrare i fan post concerto, cosa che poi sono riuscita per fortuna a fare. Qualcuno di voi sicuramente la ricorda perché mi riferisco all'illustrazione che ho realizzato sul bullet journal circa un paio di mesi fa, quella ispirata a Piccola Anima, e insomma in occasione del concerto avevo avuto idea di riproporla su cartoncino per poi lasciargliela. Ed effettivamente a fine concerto lui è uscito ad incontrarci, solo che è stato davvero poco tempo, perché le persone che erano davanti a me e che quindi si facevano fare foto, autografi, insomma quello che si fa di solito, l'hanno talmente pressato che lui dopo poco se n'è ritornato dentro. Però l'illustrazione in questione sono riuscita a darla al ragazzo che lo stava riportando dentro, dicendogli 20 volte: guarda che è un regalo, daglielo, guarda che è un regalo, daglielo, guarda che è un regalo, daglielo. Quindi spero che abbia capito che si trattava di un regalo, spero che gliel'abbia consegnata, quindi spero che l'abbia ricevuta e che gli sia piaciuta. Ma tornando al concerto, io non ero ancora stata a un concerto di Ermal, quindi non avevo propriamente idea della sua presenza scenica o comunque di come si svolgano normalmente i suoi concerti. Avevo prenotato in galleria per potermi godere il concerto in totale pacchia. Non appena seduta, oddio, qualche momento dopo essermi seduta, è passata la ragazza del fan club a lasciarci le fan action che avevano pensato per quella serata e che tra l'altro ancora con me. Eccole qui, quindi ne hanno realizzate una per New York, per Amara Terra Mia, e ci hanno avvisato del fatto che ci sarebbe potuto essere un omaggio floreale a fine concerto. Insomma, le fan action sono riuscite tutte, sono state tutte un sacco belle e molto suggestive, soprattutto durante Amara Terra Mia, perché il teatro era completamente buio. Aiuto, i miei capelli fanno quello che vogliono. Dicevo, soprattutto durante Amara Terra Mia, il teatro era completamente buio, quindi noi pubblico non ci vedevamo tra di noi, non vedevamo Ermal sul palco, non vedevamo nulla, vedevamo semplicemente buio totale e sentivamo soltanto la sua voce. Quindi è stato, secondo me, il momento più bello. Insieme ovviamente alle tracce che ha cantato in acustico, alle tracce che ha lasciato cantare a noi, insomma ci sono stati un sacco di momenti magici, un sacco di ululati, cosa che io adoro, e un sacco di affetto. E niente, se non si fosse capito, mi è piaciuto ovviamente molto. Direi che posso lasciarvi alle clip che ho girato. Spero vi piacciono, noi ci vediamo al prossimo video e io scappo a prepararmi cena. Viene per ci vedere.
guardi bene, ce l'hai di fronte. Fugge anche lui per non dover scappare. Se guardi bene, ti scordi di fronte. Se guardi piano, ti sento forte. Mi ha le tue stelle, se ci provi riuscire.
Merci. Voi direste Dorian. E io direi... Ma voi siete? E voi direste... Come si dice Me Too? Ma sì, sì, ma oui. E poi a un certo punto io, siccome non so andare avanti, direi rien ne va plus.